Quindi chi ha trovato le monete d'oro e i lingottini d'argento venga da noi, subito sul palco. Alberto Fadda, vieni. Alberto, dove sei? Tiziano Lanfredi, Alessandro Nanu, Manuel Paradisi, venite qua. E poi tutti quelli che hanno trovato i lingottini d'argento, venite, venite, venite. E allora ci siamo, questo è il momento esclusivo che state aspettando tutti da 2 giorni. È l'estrazione, quindi chi ha trovato le monete d'oro è salito sul palco in questo momento, lo andremo a premiare, e anche chi ha trovato i lingottini d'argento. Detto questo, andremo a fare l'estrazione dei numeri che sono stati trovati sui gettoni e poi andremo a fare... Madonna, come mi sei saltato su in modo agile! Bravo, bravo, porca boia! Stavo dicendo, e poi andremo a fare l'estrazione di chi ha comprato il numero, ci sarà la riffa finale, e regaleremo tutta roba che vi porterete a casa in ricordo di questo Detect Italia 2024. Allora ci siamo? Ci siamo, mi date un microfono? Alberto Fadda, dove è andato l'Alberto? Albe, dove stai? Alberto, vieni qua. Albe, non c'è. Ma scusa, la monetina ce l'ha lui? Se l'ha portata via. Caro me, quello si è preso la moneta e è andato. Allora, Alex, mica hai trovato una moneta d'oro? Mannaggia te, ma te devo richiamare come un bambino. Dai, vieni su. Quindi questi sono i fortunati che hanno trovato la moneta d'oro e poi hanno trovato dei lingottini d'argento. Quindi siamo alla parte conclusiva di questa seconda edizione, seconda giornata di... Ve l'avrò ripetuto 100 volte, Allora tutti davanti per la foto di rito, eccoli. Avvicinatevi, loro sono i fortunati, insieme allo staff del Detect Italia. Eccoli allora i fortunati, vincitori della moneta d'oro. Sorriso, i sorrisi. Bene, allora gli applausi per questi fortunati ricercatori. Ci siamo. Possiamo partire? Mi aiuti? Ciapa chi? Ok, allora, aiutami a capire. Adesso partiamo con l'estrazione di cosa? L'estrazione di chi ha trovato i gettoni numerati. Ok, gettoni numerati, chi ha dato in ricerca libera, chi ha trovato... Sono stati trovati 27 su 30. Porca, 27 su 30. Quindi chi ha trovato i gettoni numerati è andato al parterre, si è segnalato, adesso faremo l'estrazione. Finalmente, signorina, hai un compito importante, perché loro o ti amano o ti odiano. Vieni qua, metti dentro la manina, chiudi gli occhietti, fai girare, peschi il numero e sicuramente farai felice qualcuno. E me lo dai a me, io lo leggo e andiamo avanti. Quindi è questo, facciamo come ieri. Ieri è stato fantastico, oggi saremo meglio di ieri. Cos'è? Per me. Per il dodicesimo estratto, vai, pescami il numero. Cominciamo a regalare, regalare tutto, e voi tutti domani su eBay a rivendere la roba, malandrini. Allora vince il dodicesimo premio, il numero 037, il numero 37, il numero 37, 37, 37, le gambe delle donne. C'entra un cazzo, quello è 77, ma ormai sono la frutta anch'io. Rossi Roberto, per te questa sacchettina, foto di rito. Vieni qua. Siediti. Fantastico, un applauso. Guarda che adesso li fate, ce li avete lì i bigliettini, ve li siete posizionati tutti, no, vi conosco. Vai, secondo numero. Come siamo messi qua? No, aspetta, ma andiamo bene in ordine. Allora, diciamo prima il gadget, cosa regaliamo? Coltello da scavo, poi lei mi dà il bigliettino e io dico, cioè non facciamo sempre benissimo. Quelle magre figure all'italiana. Coltello da scavo se lo porta a casa il numero 054, eccolo, un coltello da... Cristian, vieni qua, io lo sapevo, avrei investito su di te,
avrei investito. A proposito di investimenti, c'è un consulente finanziario là, se volete chiedere come fare i vostri investimenti. Io avrei investito su di te. Ciapachi, per te un coltello della un coltello della Nocta, foto di rito. E dai, a mani vuote a casa non ci vai, via. Andiamo avanti. La dea bendata della fortuna si è incarnata in te in questo momento. Fai felice queste persone. Oh, ma che bella la sacca. Qua potete mettere dentro. Questo qua è quello per far sparire la moglie. Quando parla troppo la metti qua, te la metti a spalle. E che cazzo? Chi è che si porta a casa questo? Il numero 51. 51. 51. 51. Cristian Tomassini, vieni. Sei te quello di San Marino? Più o meno lì, ma te la paghi l'IVA però, di là a Bole, ho ancora capito quel giro là. Oh. Cazzo ride. Eccolo qua, per te una sacca della Maina, Maine Lab, foto di rito. Aspetta, aspetta, vieni qua, facciamo la foto di rito, costa niente, è già tutto pagato, non ti preoccupare. Fantastico, andiamo avanti. Abbiamo un pinpointer della Nocta e l'AccuPoint. Ah, bellissimo, c'è il display a colori, possibilità di discriminare, P68. A chi lo regaliamo? Al Luca numero 36, Capucci. 36, Luca, le gambe Capucci delle donne. Vieni Luca, sei contento? Insomma, dall'espressione, vieni qua con un sorriso. Insomma, ti porti a casa un pinpointer della Nocta. Per te il pinpointer, eccolo qua. Sì, foto di rito. Grazie. Foto di rito. No, 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 qua non siamo mica gente volgare. Andiamo avanti, signorina. La dea bendata si è incarnata in te. Concentrati bene, sei sicura che quello è un numero? Andiamo avanti col ProFind della Minelab. Un bellissimo Pro Pointer subacqueo. Questo qua potrete fare quello che volete. Se lo porta a casa il numero 031 Francesco Pompa. Francesco Pompa, te ne vai via anche te col tuo. Sei contento? Eh beh, dall'espressione. Dai, vieni qua, Francesco. Dai, di corsa, che c'è gambe lunghe. Francesco da San Marino, eccolo. Sei di San Marino? Caserta, vero, non siete lontani di Caserta. Anche a Caserta l'IVA mi sa che non la pagate tanto, dimmi la verità. Eh beh. Francesco, grazie, grazie Francesco, grazie Francesco. Andiamo avanti. Aspetta, aspetta che c'è la gola secca. Andiamo avanti. La dea bendata della fortuna si è incarnata in te. Vai. Si porta a casa il carotone indistruttibile, ha fatto la storia della ricerca del metal detector. Il carotone se lo porta a casa al numero 58 58. 58 il carotone, 58 il carotone. Angelo, campione Tedesco. Campione, sei contento? Beh, insomma, foto di rito. Grazie, grazie a te. Andiamo avanti. Tu lo sai che la dea bendata ti... porta pazienza. E che cazzo, ce lo sono pagato per questo. Porta pazienza, la dea bendata della fortuna si è incarnata in te. Chi si porta a casa? Un altro caro. Tutto pagato. Ma anche qua è tutto pagato, eh? Vero? Già tutto pagato? Sì, 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 sì. Paga Roberto. Carotone della Garrett se lo porta a casa al numero 46. Le gambe delle donne. Guardalo, Vincenzo, guarda. Costantino. Ma te sei sempre qua. Ma com'è che sei sempre qua, te? Eh? Ah, Vince, sei sempre qua. Bocca! Questo è il box jump, numero 46. Per te questo caro... Questo qua cos'è? Boh, cosa facciamo? Ah, questo è tu? Certo, questo lo metti sulla mensolina. Sei sposato? Sei fidanzato? Quando viene la fidanzata e ti dice, te gli fai vedere qui, ti dice, cosa hai fatto nel weekend? Sono andato a vedere. C'è la giustificazione, no? Famose, io muoio, bellissima. Famose una foto, oh. Una volta facevo vedere le farfalle. Ciao, ciao, Vincenzo, Francesco, non mi ricordo neanche... Maurizio, ci azzecco mai. Allora, Simone, cominciamo. Simone.
Simone. Tu lo sai che la dea bendata della fortuna si è incarnata in te, la Minerva si è incarnata in te. E allora cominciamo con i premi importanti. Cominciamo con i premi importanti. Si porta a casa un Vanquish 540 della Mine Lab, il numero 57. Gabriele Cosini. Nella... Fantastico. Mazza che allegria, e corri. Fantastico, siamo usciti a cena ieri insieme, abbiamo chiacchierato un po'. Sei contento? E sti cazzi. Ti porti a casa. Insomma, ti porti a casa un metal detector. Foto di rito, Vai, insomma. Sei pronta? Cos'è che si è incarnata in te? La dea della... la dea della fortuna, la Minerva della fortuna si è incarnata in te. Aspetta. Diamo una rusada, vai. Perché qua ci sono premi importanti, Andiamo a regalare The Legend, Nocta The Legend. E se lo porta a casa il numero... 4-4, 44. C'è un problema. Cristian Tomasini, un'altra volta. No, se ne vergogna. Dai, su. Cioè, cos'è che hai preso prima? Ah, la sacchetta. Ah, beh, nella sacca. Ma lascialo un altro, dai. Hai vinto una cosa. Te sei quello di San Marino? No. Sei vicino, ma non sei a San Marino. Allora te lo lascio. Se no, mi lasciavi qua il 20%. Vai. 22% l'IVA. Facciamo una foto con lo staff della Nocta direttamente dalla Turchia. Bene. Vai. Ok, grazie. Finito. Allora, saliamo. Quanti ne mancano? Madonna. Ma qua, siamo sicuri che è tutta roba... tutto legale? È legale, regalo. Tutto pagato. Allora, si porta a casa... mi piacerebbe a me questo metal della Minalab, multifrequenza della Minalab Xterra nella versione Elite. Se lo porta a casa... Tu sai che la dea bendata della fortuna si è incarnata in te, Se lo porta... Sei fantastica. Numero 53. Tombolino. Grande Francesco. Vieni. Francesco da San Marino, eccolo. Non sei da San Marino? Ma chi è che... Ce n'era uno che era di San Marino che ieri ho perduto. Francesco da San Marino, eccolo. Grande Francesco, foto di rito. Grande, ciao Franci. Vai, dai una rusata. Zeus 2. La senti? La senti dentro la dea bendata che si è incarnata in te? È il doppio numero perfetto. Si porta a casa un Deus 2, questo fantastico multifrequenza senza fili. Il numero 33. Marino Mozzu. Ma siete sempre gli stessi che venite qua. Marino da San Marino. Però era carino, cioè se eri Marino da San Marino era carino. Carino Marino da San Marino. C'è un bel culo anche te, È vero, perché se fanno il salto e saltano sulla campanella, io... Eccolo! Salutiamo Marino da San Marino che si porta via il detectorino. Andiamo avanti. Vai, gira. Primo premio. Questo è il primo premio. La dea bendata della fortuna si è incarnata in te. Stanno aspettando l'Equinox 900. Il Minelab Equinox 900 se lo porta a casa Alberto. Il numero... Allora, diciamo il nome. Dimmi il numero. 0 5 2. Alberto Fatta. Che culo che c'è. Vabbè, dai, vai in terra sarda. No, aspetta un attimo. Fermo lì. No, ha fatto un'irregolarità? No. Cosa si è presentato per la moneta d'oro? In ginocchio. No, viene avanti qui a prendermi il tuo premio. No, in ginocchio. No. Il prezzo viene avanti. Aia. Una volta lo facevano fare sui ceci, sui fagioli, su... ogni cosa... Sono...
E siete sadici, veramente. Ma come mai? Non ve la danno più a casa, vero o no? Foto di rito. Dov'è la dea bendata della fortuna? Eccola! La Minerva si è incarnata in te. Aspetta, aspetta che arriva anche papà a fare una foto, aspetta. Ah, non è il papà? È lo zio? È il papà suo? Oh, no. Ma scusa, com'è che Alberto è il più giovane del... Cioè, il papà è più giovane di Alberto? Com'è che... Sei sicuro? Sei sicuro? Quanti anni l'hai avuto? A 6 anni? A 6 anni l'hai avuto? Eh? Come ti chiami? Alberto, ti coderi. Grazie ragazzi. Allora, come siamo messi, Doc? Siamo messi bene, adesso cominciamo la lotteria. Grazie a Monia. Grazie. No. Secondi ti faremo un bel regalo per la tua. Ma stai cortesia. Qua, io direi di tenerla qua e continuare a fare. No, sono tantissimi, va dai. Bene, allora grazie, facciamo grazie, un applauso, Monia. Grazie a te. Grazie. Questa fantastica velina. La dea bendata della fortuna si incarna. E chi è che tira fuori? Tutto io ancora. Facciamo come ieri, dai. Tiro fuori. Sì, numero completo. Allora, ci sono un sacco di bigliettini qua dentro, Questi sono i numeri che avete comprato. Quindi più numeri avete comprato, più lo so che lo sapete, ma siccome ne siete un pubblico un po' ostico, ve lo ricordo. Quindi più numeri avete comprato, più percentuale avete di possibilità di portare a casa. Madonna, quanta roba c'è qua? Tutta pagata quella roba qua? Tutta pagata? Non gli diamo debiti? Va bene, allora andiamo avanti, dai. Io estraggo il primo numero. Cosa ci abbiamo per il primo numero? Una paletta per girare la minestra, per aiutare la moglie. Partiamo dai numeri bassi. Una paletta per poter scavare nella sabbia se lo porta a casa il numero A0608. Un applauso. A0608. A0608. Con questa ci scavate. Ciao, Franci. La sabbia. Ma dove eri? E la potete utilizzare anche per assaggiare la zuppa. Ma dove eri? Dove eri? Dietro. Eccolo, allora un applauso questo detectorista fortunato. C'è gente grande. Io lo so che volevi il metal, ma piuttosto che niente, ma è piuttosto. A Milano diciamo così, insomma. Cavallo donato, non guardargli in bocca. Andiamo avanti, dai, un po' spediti. Vai. Tutta questa qua è gente che ha voglia di andare a casa a mettersi su eBay e rivendere la roba. Siete pronti? Numero 0399. Vince? Lo sconto di Graziano Passerini 0399. Codice sconto. Quanti ne hai? 10 a casa di sconti. Li metti tutti insieme, Graziano? Non sono cumulativi. E Graziano ti... Vai. Non sono cumulativi. Ma sì. Andiamo avanti spediti, dai. Altro codice sconto. Aspetta, Leo, cosa succede? Leo. Foto di rito? Sì, dai, foto di rito. Ah, ma c'era un prezzo da pagare. Vai, il montone, salta su, noi lo spacchiamo, lo mandiamo. Siate fecondi e moltiplicatevi. Andiamo avanti. La dea bendata della fortuna si è incarnata in me. Come la stato, dea bendata Leo? Della fortuna si è incarnata in me. Leonardo 0370. Come stato? 0370. 0370. 0370. Aia, c'è un crampo al mignolo destro. Aia, mignolino del piede. 0370. Sta arrivando, eccolo. Codice sconto di Graziano Passerini Metal Extreme. Il nostro Roberto da San Marino, eccolo. Roberto da San Marino si porta a casa uno sconto di Metal Extreme. Grazie, Roby. Mastro Don Gesualdo. Questo è il bigliettino. Andiamo avanti. Cos'è che abbiamo da regalare adesso? No, dai, dammi un'altra cosa. Ah, in ordine. Andiamo in ordine. Cambiamo. Sconto Metal Extreme. Numero A0723. A0723. È il numero fortunato che si porta a casa lo sconto per poter fare un acquisto in Metal Extreme. A0723. Farci. Grande. Come ti chiami? Chi è? Antonio. Antonio dalla Sardegna. Da San Marino. Andiamo avanti.
c'è l'ultimo. Andiamo avanti. L'ultimo sconto di Metal Extremes. Quasi ma dov'è Graziano? Ma la fede, ci abbiamo la parte per la royalty per dare tutti questi codici sconto. Ma certo, ci abbiamo tutto. Ma che è tutta roba pagata qua? Ah, grazie, 0387 grazie. 0387 Graziano, ti mandiamo alla rovina oggi con tutti questi sconti. 0387 0387 Grazie Graziano e grazie ad Andrea. Andrea da San Marino. Sì, te è vero. Da San Marino. Andrea da San Marino, questo c'è il numero. 250 biglietti. Andrea da San Marino, un applauso per lui. No, però va bene, va bene, va bene. Allora, dov'è la mia dea bendata che ci ha aiutato per l'estrazione? Dove sei? Dove sei? Vieni, dai, vieni un attimo che ci abbiamo un pensiero per te. È giusto, anzi ti chiediamo scusa perché non ci abbiamo pensato prima. Qua fanno fare tutto a me. Ecco, un applauso alla nostra dea bendata che si è incarnata. Adesso è uscita da te, è entrata in me la dea bendata. Per te è un bellissimo, molto bello, un cappellino della Deus 2 dell'XP. Potrai andare a scuola, tutti i tuoi amici ti chiederanno dove hai preso quel cappellino e te gli dici fatevi i fatti vostri. Vai! Stavo dicendo fatevi i cazzi vostri, però sono la bambina. Bisogna essere maleducati. Allora 097, non so neanche cosa stia regalando. Sacca, ma noi andiamo... sacca dei Seekers. Dei Seekers. E ne poi 9 ne abbiamo. Dei Seekers. 0974. Abbiamo 0974. Sacche dei Seekers. Fabio 0974, sei una vergogna. Quanti numeri hai preso? 1000? No. 1000? Cosa ne ha preso un pacchetto, Fabiola? Borsetta utilissima per fare la spesa, per andare a 0974. Quindi quando la Fabiola ti dirà vieni a comprare il pane e io non so dove metterlo, c'è la sacchetta per comprare il pane, non va a fare la spesa. Ma com'è in casa? Non fa un cazzo. Fa un cazzo in casa. Ma che vuoi? Ci sono anche le richieste. Ma dove arrivi te? Ma chi sei? Ma perché? Che c'è? Che succede? Te l'hai già data? Ah, io non lo so. Non lo so, ormai abbiamo era 0974. No, era lui Fabio, era 0974. Ok, però adesso tu ci hai dato un numero che noi abbiamo buttato. Aspetta, 0974. E ridiamoglielo. No, 0974 adesso l'abbiamo estratto. Cazzo. E allora gli dobbiamo dare o no il premio? No, lui ci ha dato un numero che non era il 0974. Ce l'hai segnato? Ce l'abbiamo il nome? Va bene, ok, va bene. Scusaci Fabio. Niente, Fabiola, niente, ma è sempre esatto. Così? Cioè, sta peggiorando, eh? È vero o no? Allora andiamo avanti. Non ce la posso fare, non ce la 0425, posso fare. 0425. Ciao, ma voi avete preso la vostra roba, ve ne andate. Ecco. 0425 0425 Salutateci San Marino. 0425, guardalo là che arriva. Per te abbiamo una sacca Seeker, eccolo. 0425, andiamo avanti spediti come un treno. Corri, il nostro presidente. Eccolo, Roberto da Catania. Eccoci. Roberto da Catania. Forse l'ho azzaccata. Questa volta è giusto, dai. Roberto? Oh. No. Andiamo avanti. A0738 si porta a casa una sacca. A0738, eccolo che arriva. Francesco da Bologna, eccolo. Ma che cazzo te ne frema? Direttamente da Parti Piccolo. Da Trapani. Da Parti Piccolo. Eccolo. A0738, Roberto da Trapani. Andiamo avanti. Cioè, se stanno andando tutti con le mani piene dal Vaticano. Certo. A0670. Tra poi arriviamo nei premi belli, eh. A0670. Non... Eccolo. Livio da Concorezzo, eccolo. Una sacca per gli abbiamo acquisti. Per Livio da Concorezzo una sacca, fantastico, andiamo avanti.
A0650 A0650 A0 Che vergogna. Ma non ti vergogni? Dai, guarda, vai via. Dai, lanciagliela. Non lo voglio più vedere, vai. Neanche la foto di rito ti facciamo fare, via. È andato. Dopo è le andato, fa... andato. Quasi faccio un disastro. Quasi faccio un disastro. Dai, l'ultima l'ultime sacche, dai. Le spediamo via come un treno, dai, le spediamo via come avanti, un treno. Avanti. A0739. A0739, facciamo la combo. A0739 e A0798. A0798 e a... con calma, con calma. Chi arriva per primo ne prende due. Francesco da Cesano Boscone e Rodolfo da Pavia, eccoli. Grazie. Qua, una delle due. Verde. Altre due sacche, via, 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 via. 0368, 0368, 0368, abbiamo la sacca. E la combo della sacca, 0368, 0368, 0368. E le sacche ce le siamo tolte. 0930, 0930, 0930, niente, niente. Te lo stai aspettando il metal là, È vero o no? Lo so, lo so, lo so. Perché c'è la ragazza che si è rotta i coglioni e ti dice andiamo, guarda che lo so, andiamo, che dobbiamo andare al centro commerciale, mi avevi promesso, lo so, è così. E invece lui sta aspettando il metal. Io fossi in te aspetterei, non lo so perché. Dai, su, su, mi è caduto l'occhio di là, io aspetterei che... Altri due? No, non ci sono. 0930, 0930. Cosa c'è? Con calma, con calma, E l'altro? Corrado da Sant'Angelo Lodigiano, eccolo. E l'altro? E l'altro? 0368 ce l'abbiamo. Vabbè. L'ultima sacca. 930 non è arrivato. Il 930 non è arrivato. Dov'è il 930? Non la vuole la sacca al 930? Allora sono finite le sacche. Mi porti al centro commerciale, me l'avevi promesso. Ciappa sì. Ah, io ci ho dato, caro mio. Dov'è Riccardo Fabbri? Dai, Riccardo, vieni. È mezz'ora che ti chiamiamo, Riccardo, Riccardo da San Marino, eccolo. E allora adesso partiamo con i libri, i libri. Si porta a casa un libro. No, ah no, abbiamo la sacchetta. Abbiamo la sacchetta dell'XP. Sacchetta dell'XP. A0932. 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 Niente, non vuole il libro. A0932, la storia delle marocchinate. Ieri ho chiamato sul palco il gruppo delle marocchinate. Abbiamo... ci ha raccontato un po'... ancora? Ma... ah, tutto a posto? Tutto... c'è un altro. Doppio. Ma quanti no, devi comprare? No, no. Oh, madonna, quanta roba hai comprato qua? Hai vinto la lotteria. Hai vinto? Oltre le due monete d'oro. La sacchettina, sei contento? Dai. Oltre le due monete d'oro. Dai, vieni qua che facciamo la foto di rito. Vieni qua, vieni qua. Questo signore c'ha più culo che metal. Me l'avevi promesso, c'erano gli sconti. Scusate, rido con voi, non rido di voi, mi raccomando. Allora... come si è messi, Doc? Dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Libro, libro, libro delle marocchinate. Emiliano Ciotti. Emiliano Ciotti ha scritto questo libro. 0669. 0669. 0669. 0669. Via. Eccolo, eccolo. Eccolo che arriva col cappellino della Metal Extreme. Ma che fisico asciutto, bravo, sei sportivo te. Lo sai, un corridore. Lo sai. Guarda, che fisichino che c'ha. Ma che bel fiore. Lo so, ma guarda che io comincio ad andare un po' in tilt, amico mio. Comincio a avere la mia età. Andiamo avanti. Andiamo avanti con lì. Sei stanco, Franci.
È dura stare 8 minuti qua sul palco, eh. A0684 A06 Mazzi, te la ridi. A0684 Lì per il cercatore è mio. A0684 Questo libro l'ha scritto Giuseppe Gaeta. Giuseppe, l'hai scritto tu? Questa è la storia di uomini ricercatori. Il cercatore, storia di uomini, storia di piastrine, di ricordi. Ma te l'ho già visto? Hai già vinto qualcosa? Mi raccomando, me lo leggi tutto, piano piano. Non guardi solo le figure, eh. Mi raccomando. L'anno prossimo ti interrogo a vedere se l'hai letto. Andiamo avanti, adesso tecniche, teoria e tecnica avanzata del metal detecting, scritto, redatto da Leonardo, che viene qui. Leo, quante ristampe sono state fatte di questo libro? Ristampe, eh? Due ristampe, due edizioni. Questo è un libro, adesso io ho fatto il giuppino fino adesso, lo farò anche dopo, però questa è una cosa seria. Io sono nel mondo del metal detecting da tanto, credetemi, da tanto, e pensavo di sapere tutto, tanto del metal detector. Leonardo invece, con questo libro, teorie e tecnica avanzata del metal detecting, è riuscito a spiegarmi in un modo semplice dei concetti, secondo me, molto importanti, Leo. Spero che ti siano stati utili. Sicuramente. Sì. Per spiegare un po' di tecnica e di teoria, ma sempre in funzione della ricerca poi vera, quindi tutto applicativo, con parole semplici, e spero mi devo impiccare. È un bellissimo libro, io ce l'ho sul comodino. Dov'è Benz? Benz? Io ce l'ho sul comodino, e quando mia moglie mi dice cosa stai facendo, io gli dico sto leggendo il libro di Leonardo Ciocca. E che mi dite ancora col metal detector? E vaffanculo. A chi è che lo regaliamo? Aspetta, mi son perso. Allora proprio Leonardo vi regalerà questo libro. A0850 A0960 A0950 A0960 A0960. Ancora che sei lì con quel libro? Certo, perché me lo leggo, me lo rileggo, me lo leggo con calma, perché è un libro che va ripreso. Magari fate l'uscita col metal detector, c'è qualcosa che non va, andate a riprendere un po' di concetti molto importanti del metal detector. Ma credimi che non lo dico perché sei un mio amico. Questo qua non è ancora arrivato. 0960 0960 A0, scusate, giusto, mi riprendo. A0960 A0960, abbiamo teoria e tecnica avanzata del metal detecting di Leonardo Ciocca, un libro molto importante per tutti i ricercatori di metal detector. Ci sono le basi del metal detector, se voi non studiate non riuscite a capire perché la vostra macchina suona. Se n'è andato, ah vabbè, via. Come siamo messi? Grazie Leo, grazie Leonardo Ciocca. Andiamo avanti, abbiamo due sacche offerte da Metal Detector Sardegna. Se ve li riportate a casa voi siete vergognosi. 0330, guarda che il centro commerciale è aperto fino alle 22, quindi 0330 0330, e l'altro è 0442 0330 e 0442. Eccolo il mio piccolo Shazam. Ti porti a casa una sacca bellissima, perché di gadget già ne avevi pochi, vero? Foto di rito. Eccolo! Cos'è che hai vinto te? Non sai neanche te, vieni qua, ritiri e vai. Hai vinto una sacca della Metal Detector Sardegna in omaggio per te. Gennaro da San Marino, giusto? Lo so, l'ho azzeccata subito. Da Modena, hai fatto un po' di chilometri anche te. Grazie a questo ricercatore che arriva fino da Modena per essere presente al Detect Italia. E allora cominciano i premi un po' bellini, eh? Guarda che ci siamo. Cioè, lui lo vedo distrutto. Coltello da scavo.
No, ributta dentro. No, perché la dea bendata della fortuna si è incarnata in me. Ah, certo. Ah, certo. A0967. A0967. Ma che bellino questo coltello qua. A0967. Questi quando fate anche la grigliata con gli amici per girare la salamella. Arrivano. Bello questo. Insomma, cose carine, simpatiche, anche perché è regalato, insomma, porta a casa quello che c'è. Grazie, foto di rito. Che bello essere bassi ma essere alti. Grazie. Andiamo avanti, bellissimo questo coltello da scavo della Avus. Ma che bello, non sapevo neanche dell'esistenza di quella. Allora, aspettiamo che il numero esce da solo. Vai, dai. Dai, che c'è gente che sta aspettando i premi importanti. A chi lo regaliamo questo coltello? Vai. 9, 2, 4. Ah, tanto ci avete solo gli anni. No, ci sono i turi B. Va bene. A0924. Pignoli e fastidiosi. A0924. A0924. Abbiamo questo coltello da scavo. A0924. Eccolo che arriva. Guardalo. Ancora tutto armato. Lo puoi attaccare anche questo. E vai in giro con un paio di coltelli da scavo. Ciappa chi? Foto di rito. Fronte macchina, sorriso, foto di rito. Giuro che non ti sto facendo le corna. Vai, andiamo avanti. Qua stiamo andando su, stiamo andando su. Coltello della Nocta, coltello da scavo della Nocta. La sua particolarità è la forma, quindi questo angolo ci permette di fare leva e di 0400 0400, coltello della Nocta. 0400 0400. Eccola, principessa. Ma ci sono Luca, delle ragazze. Che ti avevo detto? Dopo, ma non potevi venire devi prima a salutare? Devi comprare i biglietti, devi comprare. Ah, sì, eccolo Antonio. Ti porti a casa un bellissimo coltello da scavo. Girati, foto di rito. Foto di rito. Grazie a te. Biglietto, cos'è questo qua? Ciapa chi? Andiamo avanti, tira fuori un numero, dai. Tira fuori un numero. La dea bendata della fortuna si è incarnata in te. La senti dentro, la dea bendata. No, ma solo all'inizio fa male, non ti preoccupare. Poi ti dico, guarda, ma guarda che a lungo andare non è poi così male, non ti preoccupare. Numero A0905. A0905. Ah, bello, questo qua è quello che vanno nei fiumi, mettono dentro la terra, gli fanno il seghino e esce l'oro. Ma è bellissimo, te metti dentro la, allora te vai sul fiume, porti la morosa sul fiume, la morosa ti dice dove mi porti domani, e te dice andiamo sul fiume, lei si fa i cazzi suoi e te vai lì, metti dentro la terra e gli fai il seghino alla terra, poi esce l'oro. Lo fondi e glielo regali alla donna. Alla fine è sempre quello il giro. Dai, foto di rito. Foto di rito. Vai. Gli fai il seghino al terriccio, salta fuori. Allora, andiamo avanti. Questa qua è la borsa per far sparire la moglie. E se la porta a casa. A0872. A087, niente, ma ci siamo andati almeno vicini, niente, ma li hai presi un po' di numeri e ne ha preso uno. Cazzo, c'è la tua fidanzata che c'ha la mano piena, ce n'avete, siete proprio sfigati. Guarda che c'è qualcuno lì che porta sfiga, guarda, mi sa. Guarda. A0872. Bene, la sa che la moglie sarà felice. Si è sposato? Ci sta dentro. Ci ho già provato io. Già provato, non ti preoccupare. Andiamo avanti. No, qua ho messo il numero. Allora, ma no, se l'è che la roba chi? Giacchino, taglia L, giacchino della Seeker, bello pesante, tornerà l'inverno e se lo porta. Cioè, tutto a me fa un fare, vi siete resi? Se lo porta a casa il numero A0704. A0704. Eccolo! Eccolo! Dov'è?
perché c'ha freddo. Giubbottino della... Giubbottino per andare in ricerca quando fa freddo, eh? Giubbotto della Rossina. Questo qua va bene per la mezza stagione, eh? Per la mezza stagione. Andiamo avanti, cos'è che stiamo regalando adesso? Prossimo premio! Guarda, io me lo sento. Io me lo sento per voi. Allora, questo è un pinpointer della Mine Lab, indistruttibile subacqueo, e se lo porta a casa il numero... La senti la diabendata? A0615. A06, niente? A0615. Con calma, sempre con calma, passo alla volta. No, vabbè, ma Marco perché testa i pinpointer lui? E l'altro giorno è stata dura. Vedi, lui li testa, ma non in terra. Ah, li prova personalmente? Marco li testa, non in terra. Ah, e dà sempre un feedback positivo. L'altro giorno gli è arrivato un furgone. Ah, sì. Eccolo per te, un pinpointer, foto di rito al Detect d'Italia. Andiamo avanti. Cos'è che c'ho in mano qua? No, abbiamo già estratto questo qua. Allora, qua andiamo MI6, il pinpointer della XP, bellissimo, che se poi avete il Deus lo potete abbinare alle cuffie, insomma. Dai, tiramelo fuori. No, lascia stare. Allora, A0687, 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 guarda, sei una vergogna. No, ma sei veramente uno... Cioè, io ho di là degli amici che hanno comprato un pacchetto... Guardalo, è carico, eh. E poi ti ritrovo su eBay che le vendi quelle robe qua, o subito.it. Foto di rito. Bene, bene, andiamo avanti. Questo a te. Ultimi tre premi, ci siamo. Oh, siamo arrivati alla parte hot. Siamo arrivati alla parte hot. Eccoci. Quindi stiamo regalando un metal detector che ha fatto la storia del metal detector, Garrett 400i, fantastico, indistruttibile, adatto a tutte le situazioni, e se lo porta a casa il numero A0752, A0752, A0752. No, aspetta. Eccolo. Che vergogna. Vieni, vieni, vieni. A0752. Ti porti a casa. Un applauso, un applauso. Ti porti a casa questo metal detector della Garrett Ace 400. Dovrebbe essere la prima versione. Poi qualcuno mi tirerà le orecchie se dico cazzate. È la prima versione della Ace dove esce l'indice ID, mi pare, forse, boh, non lo so. Dovrebbe essere così. Foto di rito. Robby, vieni. Robby, è giusto? È la versione. Bene, bene, bene. Ace 400i. Ebbene, andiamo avanti, mancano solo due numeri. Oh, a me dispiace, ma che cazzo ci dobbiamo fare? Te l'ho detto che c'è qualcuno che porta sfiga lì. Xterra nella sua versione pro. Metal detector della Mine Lab, bellissimo, compatto. E se lo porta a casa il numero 0378. 0378. 0378 0378, eccolo che arriva felice. Ti porti a casa un metal detector della Mine Lab, questo Xterra nella sua versione pro. Sto finendo la voce e quindi siamo al momento clou. Siamo al momento clou. Allora, si porta a casa. Allora, noi gli regaliamo il metal detector e poi gli regaliamo l'app per poter
per 3 mesi. L'app che lui se la scarica e lui sa sempre dove va. Sa sempre dove va. La moglie sa sempre dove vai. Glielo scarichi alla moglie, sa sempre dove vai. Allora, l'ORX se lo porta a casa, il numero 0 4 3 2 0 4 3 2 0 4 3 2 0 4 3 2. Grazie di aver partecipato al Detective Italia, grazie per aver sorriso con me, grazie a te, grazie a te. 0 4 3 2 0 4 3 2. Eccolo. Non ti vedo contento, non ti vedo felice, cioè c'è della felicità. Diciamo che sei una persona che la felicità non la dà a vedere, ecco, questo. Però, insomma, ti stiamo regalando un metal detector a ORX dell'XP. Sei contento? Vieni su, foto di rito. E allora veramente, siamo Press, dov'è? Edoardo, siamo arrivati alla conclusione.